Perché scusi, se glielo chiedessero, senatore Salvini, lei andrebbe da, cioè, se effettivamente gli chiedessero Ma stiamo Mattarella o parlando della Draghi indisponibilità. e di Draghi? Che cosa? E da Draghi come altra, perché lei ha detto altissimo profilo, ha parlato di Mattarella pari alla Casellati e poi ha No, lasciato. non pari a Casellati. Costituzione prevede che sia Mattarella, Appunto, e quindi subito poi, dopo la Casellati, poi Presidente Fico, che non mi e sembra poi buon per... poi se vuole arriviamo anche al al sindaco di Presidente. Cinisello Balsamo, No, però, arriviamo al Presidente del sì, però è della Consiglio. Lega, quindi non penso che Al possa andare Presidente bene. del Consiglio. Presidente del Consiglio, che io mi auguro possa continuare a fare bene il Presidente del Consiglio, l'ho detto, non l'ho nascosto, io non pongo veti nei confronti di nessuno. Sfido a meno che non mi si proponga una candidatura clamorosamente di parte, però i miei non sono veti. Se uno mi chiede cosa pensi il Presidente Mattarella, gran lavoro, ha detto di no, quindi cosa pensi il Presidente Fico, non c'ha l'età, cosa pensi il Presidente Draghi? Da italiano sarei più tranquillo se andasse avanti a fare il Presidente del Consiglio, perché se smettesse di fare il Presidente del Consiglio questa maggioranza, che fatica a fare le riunioni, dovrebbe ritrovare un altro Presidente del Consiglio. Quindi se già fatichiamo a fare una riunione per trovare il Presidente della Repubblica, non oso immaginare cosa dovremmo fare per fare altre riunioni, per trovare altri ministri e altri Presidenti del Consiglio. Però non è un veto, è un ragionamento, eh. Io da imprenditore italiano, io da sindaco italiano, io da cittadino italiano dico, Draghi è lì, è stato bravo, spero che rimanga lì e continui a essere bravo. Punto. Però, ripeto, è bizzarro che il segretario della Lega, il leader del centrodestra, ne parli con voi giornalisti, perché questi ragionamenti sarebbe naturale che io li potessi fare con i miei omologhi dei partiti del centrosinistra. Perché con noi è una riflessione utile, stimolante, però poi non siete voi oggi pomeriggio a decidere se votare Casellati, se fare un'altra proposta. Noi abbiamo chiesto e fortunatamente ottenuto due votazioni al giorno, in modo tale da accelerare. Però di più non posso imporre riunioni, è questo, ma se non riusciamo neanche a fare il modo, io ho detto all'ora che vogliamo, dove vogliamo, quando vogliamo, proviamoci. Altrimenti rispondo a voi e spero oggi pomeriggio di fare questa discussione in una stanza con chi ha l'onore e l'onere di guidare il Paese in un momento così difficile, perché stiamo vivendo un momento complicato. Segretario, Se ci sono ancora...